dicevamo uno dei migliori del Pescara per la qualità e la rapidità che hai dato nel reparto offensivo, con due grandi rimpianti: la punizione senza deviazione era gol, e poi quell'intervento che ti ha fatto Brighenti sul finire di tempo. Sì, mi dispiace perché sì, punizione poteva entrare, mi dispiace per il risultato, ma ce l'abbiamo data tutta, alla fine non è andata buonissimo, ma continuiamo così e spero che il campionato è ancora lungo, allora spero che ce la facciamo. Tu hai giocato poco finora, oggi però hai dimostrato di poterci stare e stare bene. Inizia un nuovo campionato per te? No, ma io sì, ho giocato poco, come ho detto anche prima, non faccio scelte io mi sono allenato sempre bene e quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare di più che posso, e oggi per fortuna ho fatto una bella partita e sono molto contento. Guardando all'altro episodio, quello del rigore non concesso nel primo tempo, eri lì vicino sul colpo di tacco di Jabua, che cosa ci puoi dire? Allora secondo me era rigore, perché se ha fischiato fallo di mano per loro, che avevano una punizione vicino Boben. Sì, secondo me era palla uguale, allora secondo me era un calcio di rigore, sì. Ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo, troppo forte questo Catanzaro? Sì, sicuramente hanno una bella squadra, alla fine non hanno perso neanche una partita, spazi per giocare sicuramente ci sono, ma hanno dimostrato che hanno una bellissima squadra.